Andiamo giù. Oggi il comandante Pellegrino cede il comando di nave libera dopo un anno di comando eccezionale. Sotto la sua guida la nave ha navigato per migliaia di ore, partecipando a molteplici missioni. Prima fra tutte l'operazione Mare Nostrum, durante la quale la nave ha lavorato senza sosta, salvando da morte certa parecchie migliaia di uomini. Tra tutte ricordo una delle sue prime missioni al comando di nave libera, quando, in condizioni molto difficili, di fronte a un evento eccezionale in mare, ha operato per ore per porre in salvo centinaia di naufraghi. Per questo episodio ho ritenuto questa la migliore cornice per conferire al comandante Pellegrino una nota di encomio da parte dell'ammiraglio comandante. La forza vacilla, se mi rivolgo a voi. Al mio equipaggio, certo quest'ultimo saluto avrei voluto non arrivasse. Io so solo cosa sia stato per me essere il comandante di nave libera, il vostro comandante. Centinaia di volte mi è stato chiesto cosa si provasse a essere un comandante donna, la novità. Beh, a questa domanda la risposta l'ho sempre avuta, senza esitazioni. Si prova orgoglio. E l'orgoglio non ha genere. Viva Nave Libra, viva la Marina Militare Italiana, viva l'Italia! Il mio nome è Katia Pellegrino e questo è il racconto dei miei ultimi 60 giorni al comando di nave Libra nello stretto di Sicilia. Forza che dobbiamo partire! Siamo pronti? Io sono in plancia. Vostra plancia, a te. Grazie. Alla poppa se siamo tutti, rientrare la passerella. Assumere ancora la manovra, assumere ancora la manovra. Attenzione alla manovra, ordini sulle andature, pari, ferma, giunti disinseriti. A tutti prepararsi al disormeggio. Perfetto. Barra dritta, tutta la barra dritta. Standard dritto. Attenzione alla plancia, la manovra all'ufficiale in seconda. Sono in plancia, assumo la manovra. 195 via. 195 prora. Sta a posto, mani? Siamo sul punto di accostata, rotta successiva 070. Ci sentiamo appena possibile. Un bacione. Ciao, Mina. Stamattina i miei figli mi hanno, insieme a mia moglie, mi hanno accompagnato al corpo di guardia di nave Libra e ci siamo salutati. E ho avuto lo splendido regalo da parte di mia figlia.
Ti piace? Questo è l'ufficio di papà, c'è la foto di tua e di mamma e di Barbarella. Poi c'è il letto. Questa si abbassa e c'è il letto. E dopo qua, ce la vedo. Poi c'ho tutti i tuoi disegni messi, eh? Questo? Quando mi fai i disegni e poi dici papà, ma dove li metti? Dove li metti? L'ho messi qua. Ma lo sai che ora papà parto, però torno presto. Dai, bacetto. Arrivati a Est di Malta, quindi tra un paio d'ore vorrei avere indicazioni più precise dall'OTC in merito alla zona del settore, perché a quel punto risparmiamo tempo. Dirigere verso settore 2. Settore 2 ricevuto, e noi adesso puntiamo settore 2 ovest, così lo raggiungiamo prima. Parlavo di 200 persone per ogni barcone. Sono barconi grossi, sì, a sto, sì, giro, sì. Questa è la nostra posizione attuale. Noi attualmente abbiamo ricevuto l'ordine di andare qua. L'area di pattugliamento, l'area di operazione per l'operazione Mare Nostrum è stata suddivisa in 6 settori. Normalmente le unità orbitano nella zona meridionale dei settori 1 e 2. Passano da questi tratti di mare le congiungenti Lampedusa-Garabulli e Lampedusa-Zuara. Le località preferite per la partenza di barconi, di gommoni diretti all'isola di Lampedusa. Grazie a tutti, buonasera. Guardia in plancia e l'ufficiale in seconda. 195 per ora. Pali 16, non è avanti. Avanti. Assumo la guardia in plancia. Le disposizioni sono quelle di arrivare in zona domani mattina verso le 10 nel settore 1 sud. Malta? Malta ce la lasciamo a dritta, quindi passiamo a est di Malta. Hai visto la nave in aria? Già recuperato 299 persone, di cui 90 bambini, 61 donne, 148 uomini e alcune donne gravide. C'è l'inferno là sotto. Nave Libra ha vissuto il naufragio dell'11 ottobre. È stata l'unità che è intervenuta per prima e ha coordinato i soccorsi. Forza! Forza! Mare Nostrum è nata perché nel mese di ottobre ci sono stati due naufragi che hanno reso intollerabile da parte della Marina Militare Italiana e comunque da parte del governo italiano accettare un sacrificio umano così alto. L'obiettivo principale di Mare Nostrum è quello di salvaguardare la vita umana in mare. L'11 ottobre ho salvato 212 persone e ne ho perse diverse, e da quel giorno ho fatto una scelta di vita e mi sono detta che fino a quando fossi stata il comandante di nave Libra, né per me né per il mio equipaggio ci sarebbe stata un'altra giornata come quella. Buongiorno all'equipaggio di nave Libra, oggi la sveglia è una tradizione della Marina. Quando sono arrivata ho dato disposizione che fosse fatta. La situazione meteorologica in atto è cielo nuvoloso, mare 3 da sud-est, vento 14 nodi da sud-est, temperatura 15 gradi. Una squadra di guardia dalle 4 alle 8 e decide liberamente qual è la canzone che vogliono usare e il motto del giorno. La cosa bella è che ogni mattina c'è la sorpresa. La frase del giorno è: l'esperienza è il tipo di insegnante più difficile. Prima ti fa l'esame, poi ti spiega la lezione. Buona giornata a tutti. È importante perché aiuta a passare il tempo bene, cominciare con un po' di grinta o comunque con un sorriso la mattina. Ben dispone per una giornata che a volte può essere veramente lunga. Buongiorno signori, buongiorno. Io ho pensato subito a me, ovviamente, quando l'ho sentita la canzone. Perché la donna che fa l'uomo, no? Fa un lavoro da uomo, fa il militare. Buongiorno ragazzi. Buongiorno.
Dai, forza, fate colazione, ragazzi, dai, stamattina. Posso scendere, Anastasi? Mattina, quando andate? C'è qualcuno in bagno? Qualcuno ha vestito? Buongiorno ragazzi. Buongiorno, buongiorno aiutante. Bella giornata, com'è? Pronti? Bene. Sì, colazione? Sono io. Le piastre ho visto. No, ci sto pensando io, ora vado. E l'aiutante controlla tutto. Sistemiamoci tutte le scarpe qua, Quelle scarpe lì sopra là non le voglio vedere, ragazzi. Va bene, fategliele sistemare al meglio. Ok? Anche le brande. Siamo 78 di equipaggio, compresi il comandante. Il comandante ha un camerino tutto a sé. Come va qua? Buongiorno Russo, ditevi di fare un po' meglio letto. Renato, vado a accendere le piastre, va, che giornata. Ciao. Andiamo sopra, sì, ci prendiamo un bel caffè. Adesso sembrerebbe che abbiamo svegliato un po' tutti. Andiamo a prendere un buon caffè. Ci alziamo presto la mattina e i clienti non vengono. Come mai? Bollito. Ecco, vedi, questa è la temperatura del mio latte. Devi fare la pannetta della bollitura. Ho bue sono. Colazione pronta. Colazione pronta, colazione pronta. Quindi il dottore è da pane e Nutella. Il dottore non fa le guardie. Dorme tutta la notte. In realtà non aspetta altro che io mi senta male. Fate infierire su di me. Quando all'inizio sono arrivate le donne, soprattutto a bordo, si comincia a chiedere ma come la vede lei, la donna a bordo, no? E questa novità delle donne in marina. La maggior parte delle persone, soprattutto persone che hanno navigato per tanto tempo, insomma i più anziani, ha detto no, sono state positive le donne a bordo, perché adesso si profuma, adesso sono tutti più puliti. Infatti no, dal 2000 hanno fatto le navi con i dissalatori, prima ci si faceva la doccia, dai, in verità. Quando sono arrivata a bordo con l'elicottero? In borghese, in abiti borghese, quindi capelli sciolti, ricci, al vento. È scesa appunto dall'elicottero e, con la sua chioma, che si mostrava praticamente a noi uomini. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful. And I tell her buongiorno, la GP. Buongiorno. No, no, tranquillo. Come sta venendo? Guarda, te prendo. Dovrebbe venire te. Sono arrivata vestita come una normalissima ragazza che prende un aereo, quindi ho i capelli sciolti. La mia messa comunque è stata strana, cioè non eravamo certo abituati ad avere, diciamo, questa figura femminile a bordo. La prima cosa mi sono detto: ma sarà bella. All'inizio tutti pensavamo adesso sa che cosa faremo, come attività, ci toccherà fare molta rappresentanza perché primo comandante donna, saremo in giro per altre attività, e invece poi siamo finiti a fare attività operativa pura. Mi hanno accolto come si accoglie il comandante accettante, con quel po' di imbarazzo. Lì sono nati, diciamo, dentro di me un po' di dubbi. Un po' d'ansia, no? Perché tutte le novità lo portano un poco. Riuscirà a portare avanti questo incarico così difficile, così prettamente maschile? Discorsi prettamente maschili. Per nessuno è stato traumatico questo incontro. Lo ammetto, in quel momento ero un maschilista. Pensavo che non ce l'avrebbe fatta, sinceramente. Io in tanti anni di marina non ho mai avuto il comandante donna. Per 13 anni in marina io mi sono trovata a lavorare in ambienti prettamente maschili. È riuscita praticamente in poco tempo a farmi richiedere di tutto questo. Ha assunto subito il comando in maniera positiva, propositiva, e senza sentire lei principalmente la differenza. Quindi a un certo punto ci siamo trovati noi, almeno parlo per me, mi sono sentito io un attimino in difetto nei suoi riguardi. Mi sono dovuto ricredere. Per me il comandante Pellegrino è il comandante. Non mi sono mai sentita diversa.
anzi ho fatto in modo che ovunque io arrivassi e fossi la prima ad arrivare, fossi vista come una, un ufficiale. Ci ha messo subito al nostro agio, è diventata subito una dell'equipaggio. È una persona che, a prescindere dal sesso, dimostra avere un carattere forte, sa quello che vuole. Ascolta molto i suoi uomini e poi prende la sua decisione, come è giusto che sia. Queste sono le foglie d'alloro e solo i comandanti le possono mettere. Sono troppo belle. Sono guadagnate, sono sudate. Mia mamma c'ha 54 anni, a me mi ha avuto che aveva 13 anni mia mamma. Mi ha detto di al comandante Pellegrino che sono orgogliosa di lei e che primo perché è il primo comandante donna e secondo perché è una donna. Da mia mamma sinceramente io non me lo aspettavo. Se piatti per gli ufficiali, per favore. La cucina è importante perché è un momento di aggregazione, la mensa. Le persone stanno insieme, si rilassano, si riposano. Poi perché siamo italiani. Per un italiano non è concepibile non mangiare bene. Quando confezioniamo i pasti e curiamo tutti i piatti, dal comandante a, al marinaio. Qui viene preparato tutto come se fossimo a casa. Non ci sono cibi precotti. Com'è, buono? Buono. Grazie. Aspetta, un po' di verdurine. Arrivare a tavola e non essere soddisfatti da ciò che si mangia potrebbe comunque compromettere l'efficienza delle persone, creare malumori e tutto questo non gioverebbe sicuramente all'attività della nave, alla serenità della vita di bordo. Non ho portato nessun tocco di femminilità in questa vita, assolutamente nessuno, anzi io vengo e imparo le ricette. Sto guardando le foto del passaggio di consegna. No. Ma eravate magrissima. Eravate magrissima, eravate, ma siccome siamo in cucina, ho detto che ero pizzicata. Ragazzi, occhi aperti. Cosa c'è in mare? Ci sono delle cose in mare. Non è gommone. Ah sì, perché è basso, il bordo libero è basso. Però è strano che l'abbiano lasciato così, eh. Secondo, sarei dell'idea più di mettere il gommone la motobarca. Magari ci vai tu sopra. Ci accertiamo che a bordo non ci sia niente e nessuno. Comandante, abbiamo raggiunto il gommone in perfette condizioni, 40 cavalli. Ci sono strumenti di navigazione, noi ci stiamo presentando per rientrare. Aveva i classici indizi di un barcone di naufraghi. Nei giorni scorsi sicuramente sarà stato impiegato. Comandante, ci riportano un barcone a 180 15 miglia circa da noi. Abbiamo qualcosa a radar? Sì, comandante, in quella posizione stanno gravitando dei mercantili. Chiamiamo operazione di volo! Tutti all'acqua! Cercate di ricontattarli, chiedimi come si chiama. Ripetetemi la posizione e il vostro nominativo. Probabilmente a bordo a 400 persone. Attualmente le intenzioni sono quelle di inviare nave Libra sul primo contatto, nave Espero e nave Orione sugli altri due. Mettiamo a mare gommone e motobarca. Buon lavoro a tutti e in bocca al lupo. Niente, da noi per 3-4-0. C'è un gommone a mare, c'è un gommone. C'è. Mettiti a pari 16. Pari 16. Ma con quanti gradi di mare stai accostando? No, 15 gradi di mare. Forza, 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 forza. Quando la plancia per via Rock
ci informa che ci sono dei contatti. Assumere il ruolo CFM, personale permesso a mare, comune, moto, barca a posto. E per contatti si intendono dei natanti con a bordo uomini, donne o bambini. Si vedono delle persone. Chiamate ruolo CFM. Quello di fatto è il cosiddetto caso CFM, controllo di flussi migratori. A prora! A prora! Vai! Vai! Ci guardano? Sono il tenente di vascello, attualmente medico di nave libera. Abbiamo appena ricevuto l'ordine di andare a investigare un natante con probabili migranti a bordo. La prima cosa da fare è mettere i dispositivi di protezione individuale, e consistono in una tuta bianca monouso, la mascherina e ovviamente i guanti in lattice. Secondo, siamo a circa 1000 yards, se per voi va bene cominciamo a mettere a mano la motobarca e cominciare a dirigere. Potremmo venire in contatto con popolazioni dove c'è la presenza di malattie endemiche che si trasmettono o tramite la saliva, tramite uno starnuto o tramite contatto diretto con i migranti. This is Italian Navy Warship, stand by, now arrived. Gents, for your security, keep away. Stay calm and sit down, now arrived. Parlavo in inglese, in arabo non mica, appena ho parlato in catanese. Mi sono fermati su. Gli avresti come i filmai? Ah, a male parole, pigliai. Il catanese si capisce sempre. Comunicate che stanno imbarcando acqua. Le pare salvagente. Veloci, ragazzi! Now start recovery operation, but first we are the life jacket. Lancia, abbiamo effettuato il passaggio dei salvagenti, cominciamo il trasbordo, uno per uno. Ok, secondo, portati dietro gli altri salvagenti perché c'è ancora gente senza bordo. For your security, embark one for one. Don't worry, be happy. Stop! Sit down! Comandante, da plancia sono molto agitati, non rispondono agli ordini e vogliono saltare tutti insieme. Molti di loro non sanno nuotare. Molte problematiche, molte sciagure, molte morti si sono avute fondamentalmente perché, non sapendo nuotare, cercano di aiutarsi l'un l'altro, ma poi finiscono per tirarsi giù tutti e morire a gruppo. Stand by, 5 minutes and arrived. Sit down, stay calm. Speak to me this way. Don't ever let me say. Don't leave me again. Don't leave me again. Fishing boat, stay out. Keep away, stay out. Keep away. Veloci! And the world is closing doors. I never wanted anything more. Don't hurt me this way. Don't touch me this way. Don't hurt me again. Don't hurt me again. Don't hurt me this way. Touch me this way. Don't touch me this way. Don't hurt me again. Don't hurt me again. Don't hurt me again. I never felt this lost before. And the world is closing. In tutto abbiamo 287 persone. Hi, I am the doctor. Okay. How they feel? Headache. Head. Yeah? My eye, how long stay in the sea on the boat? How long? 3 days. 3 days. In Nigeria, we don't have anything. We look like orphan. I'm 18 years old. Lamentano che da 3 giorni sono in mare. Lamentano il prurito a livello della cute dovuto alla disidratazione e ai raggi del sole. Non sono tutti in apparente stato di buona salute. I'm happy. I love it. Happy. I'm here. Vomiting. I vomit. Yeah, but not blood. Blood, yeah.
try first? Open your mouth. The tongue. Ok. Ce lo portiamo dentro. Va bene. Perché ha vomitato molto. Sicuramente ha bevuto l'acqua salata, allora sta vomitando. No, ma ce la faremo a svuotare un continente. Serve solo un po' di tempo e lo svuotiamo. Hai sentito il viaggio che hanno fatto quei signori? È incredibile. Quale? Loro sono di etnia curda e abitano al confine fra la Turchia e la Siria. Hanno pagato per passare il confine con la Turchia. Sono arrivati a Istanbul. A Istanbul hanno preso l'aereo, sono arrivati a Bengasi con l'aereo e da Bengasi poi sono imbarcati sul... E l'aereo non facevano prima a prenderlo direttamente per l'Italia? No, non lo so, però dice che c'hanno pure il passaporto, però è un problema per i curdi. E c'era un siriano con la macchina fotografica, ogni tanto scattava fotografie, ma non la nave, a lui stesso con lo sfondo della nave. Faceva i selfie, no? Per Facebook, poi se le pubblicavi. E poi abbiamo sequestrato la macchinetta, ho detto guarda che qua non è che sei in crociera. Sto preparando i pasti per gli ospiti, sono pesati sui 400, stiamo preparando 40 kg di pasta al pomodoro. Adesso dovremmo distribuire un pasto caldo. Io la mia prima figlia l'ho vista dopo 3 giorni. Tra la primo genito e il secondo genito ci stanno 7 anni di differenza, perché mia moglie ha detto vabbè, che con la prima mi hai fregato, che me l'hai fatta crescere da sola, il secondo ce lo cresciamo insieme, ma non è stato così. Perché la primogenita mi sono perso tutte le cose più belle. Quando ha cominciato a camminare, quando ha cominciato a parlare. Buongiorno comandante, permesso. Abbiamo imbarcato una donna in avanzato stato di gravidanza, circa, lei dice, 8º-9º mese. Non chiamo sempre perché soffro di malinconia. È in apparenza stato di buona salute, non abbiamo riscontrato nulla di particolare. Mi mancano troppo e sto male. Quando io... Wish my brother would have made bail, so I won't have to travel 6 hours to see him in jail. And I wish that my grandmother wasn't sick, or that we would just come up on some stats and hit a lick. And I wish my homies wouldn't have to suffer when the streets get the upper hand on us and we lose a brother. And I wish I could go deep in the zone and lift the spirits of the world with the words within the song. And I wish I could teach a soul to fly, take away the pain out your hands and help you hold them high. And I wish my homie Butch was still alive and know the day of his death we had never took that ride. And I wish that God could protect us from the wrong, so that all the soldiers that were sent overseas come home. And we will never break, though they devastate. We shall motivate and we gotta pray, all we gotta pray, instead of thinking about who gon' die today. Adesso sono le 5:30, siamo svegli da circa un'ora. Alle nostre spalle c'è nave Aliseo che ha intercettato ieri un barcone con dei migranti. Adesso stiamo per fare il trasbordo. Nave Aliseo ci passerà 70 migranti. Ci sono anche delle donne, ma nessuna è incinta, mi ha confermato. L'avete comunicato all'Aliseo che accosteremo per... Te l'ha detto all'Aliseo che siamo accostando. 100110. Ecco la motobarca, è arrivata. Ok, alla motobarca dell'Aliseo dite di venire sotto. Barbagallo? Ragazzi, qui da me, voglio sapere se avete detto all'Aliseo che abbiamo intenzione di dirigere per 100110. Wish the families that lack, but got love, get some stacks, brand new shack, and a lack that's on dubs. And I wish we could keep achieving one, see the vision of the world through the eyes of Stevie One. You feel me? And I hope all my kids eat, and don't nobody in my family see 6 feet. You did. Pregnant. I hope the mother stand strong. You no, can make it whether you with them or your man's gone. And I wish you could give some commissary and a popo bring the heat on the piece like they did. I can't child, pregnant. And bullets could reverse and pocket, no. Biggie breathe again.
and one day they could speak again. I wish that we only saw good news every time we look at CNN. I wish we could never get the blues. Wish I could. Imbarcati circa 70, anche loro provenienza presunta Nigeria. Yes, I am hopeful for today. Take this music and use it. Let it take you away and be hopeful, hopeful, and he'll make a way. Very dangerous. Al confine con l'Eritrea e il Sudan ci sono questi gruppi di ribelli, fanno dei veri e propri traffici di organi. Ha detto che molto spesso sono i reni ad essere schiantati per il traffico illegale di organi, per non parlare delle donne che vengono rapite. Do you want to stay in Italy or in other country, Europe country? What do you prefer? Olanda. Pinto? Sì, e non gli abbiamo dato niente per colazione, qualcosa? Stiamo diamogli dei biscotti, del tè, qualcosa, ok? Biscotti per tutti e tè. Guarda, io le occhiaie da quando sono nato ce l'ho. Stiamo andando a Palermo a effettuare lo sbarco dei migranti. In questo momento particolare c'è un afflusso notevole. Probabilmente il Ministero dell'Interno li sta smistando nei vari centri di accoglienza. Prepararsi ad assumere ruolo manovra. Briefing di manovra in plancia. Manovra classica, lato sinistro in banchina, ancora di dritta pennellata, pronto a dare fondo. Occhi aperti. Se si innervosiscono, vedono la costa, noi stiamo andando all'Ormeggio. Lei, col suo inglese, lì era serena e dice non vi preoccupate, siamo in Italia, tutto a posto. Grazie a tutti e buon lavoro. Lo vedi quei piloni in mezzo al mare, secondo? Quella lì è l'ultima banchina, noi in quella vasca dobbiamo entrare. Rimani così come punta, come prova. 303 via! Tutta la barra dritta! Giunti disinseriti! Macchine e timone liberi! In pompa magna, in pompa magna! La prima volta. Alla seconda, terza non ci sarà nessuno. Addirittura l'angolo stampa hanno fatto. A volte mi sento una cinica sola. Io so di non essere cinica, so solo di essere obiettiva. Ormai, cioè, quando vedo la gente che vuole soltanto comparire e apparire, quando si tratta di media, televisioni, far vedere che c'erano, che loro c'erano. Ma in mare chi c'è? Dovevi vedere quando abbiamo portato le bare a Porto Empedocle. Il momento di silenzio, di raccoglimento. Ma in mare, fino a ieri, quando io ho il problema che mi morissero di freddo sul ponte, dove stavano tutte le persone? Di chi era il problema? Bloccate l'accesso! Sale solo il medico per adesso. Reale, solo i sanitari. Basta, non sale nessuno. Per caso vuole salutare il prefetto? Salve, piacere, Cate Pellegrino. Piacere. Piacere, canale. Salve. Salve. Salve! La gioia e col dolore della gente come me. Oh mondo, soltanto adesso io ti guardo. Veramente la prima volta che vengo a Palermo, hanno parlato tutti benissimo, però da quando sono in comando non sono riuscita a fare una gita in Sicilia, è incredibile perché siamo stati molto impegnati. Comandante della nave. Salve, piacere, Katia Pellegrini. Due scappitano. Ho idea che avrebbero molto interesse. Una parola. Se vuole fare un passo più avanti da tutti i giornalisti. Una parola ci tengo. Va benissimo, ok. Allora vi lascio e con permesso, scusate. Arrivederci. Tenente di vascello Katia Pellegrino. Katia con la C per favore. Appena finiamo partiamo, dobbiamo tornare giù. Grazie, grazie a voi per quello che fate.
entra. Volevano? Devo scendere? Dove ce la facciamo? Grazie. Ah, la foto? No, era una cosa che faceva piacere, perché insomma non è usuale. No, diciamo che sono una novità. Bene. E poi è anche una maniera per ringraziarla di quello che fate. Tutto l'equipaggio, la nave fa il suo, sbarca tutti quanti, molla gli ormeggi e ritorna sola in mezzo al mare, sicuramente a salvare altre persone. Lo sforzo è tanto, però per fortuna loro hanno una grinta, un'energia e uno spirito che mi sono sempre d'aiuto. Onore all'equipaggio, sempre onore all'equipaggio. Il nostro uomo, abbiamo avuto il secondo rimorchiatore, gli passiamo il cavo, prole e poppa, ci facciamo scostare e girare e ce ne andiamo subito. Amore mio, ci hanno dato 3 contatti e stiamo andando a vedere. Va bene, quindi non lo so quando ci sentiamo. Stai tranquilla, sì, salutami le bambine. La prima cosa che facciamo appena vediamo terra è prendere il telefono e vedere se ci attacca per poter chiamare. Ma la barca di papà l'hai disegnata? Allora, disegna una barca e poi una bandiera pure sopra la barca, va bene? Perché abbiamo il bisogno di sentire le persone che ci stanno a casa come stanno. Ciao amore. Ciao. Come va? Tutto bene, tu? In mare. Ciao Tom, come va? Siamo sotto attacco. Siamo sotto attacco? È un gioco di guerra che giochiamo insieme. Oh, mi raccomando, difendi a mamma, eh. Sono 2 militari, 2 fratelli, Tom e Marcus. Io sto combattendo contro i pirati, lo sai? Essendo piccolo mi vedeva sempre andare via e allora ci rimaneva male. Allora per convincerlo io gli dicevo che andava a combattere i pirati. Mi venne a prendere mia moglie e vidi che c'erano dei polacchi, sai che vendono cianfrusai, e c'era una spada enorme, era così. Insomma papà, un po' stanco. Io che ho fatto? Sono sceso subito, l'ho comprato e gli ho detto a mio figlio che era un cimelio della battaglia che avevamo vinto. Mi senti? Sono i cannoni dei pirati che ti fanno perdere la linea, papà. Difendi tutta la casa, non fare venire a nessuno. Passa e chiudo, Tom. Ti voglio bene, Tom. Senti, mamma, io sono in mare. Va bene? Crepi. Ciao, ma. Un bacio a tutti. Famiglia avvertita, siamo a posto. Possiamo andare. Vabbè, tu pari. Vabbè, ti vedi bene, tu, non ti preoccupare. Come stai? Bene, tu? Bene, bene. Siamo usciti l'altra sera, siamo stati in un locale, in Tunisia. Non è vero, non ci... Ma chi ti nascondi? Dai, sei grande. Non ci credere, non ci credere. Ora io mi dovrei spostare perché vedo che ci sono un po' di gabbianuzzi che girano intorno. L'altro giorno c'è stata una scarica micidiale di gabbiani. E quindi me ne rientro prima che mi colpiscono. Va bene, amore? Ciao! Come stai? Vabbè, tu? Tutto a posto. Ci sei andata al comune? Sì, ci sono stata. Mi hanno detto che ci devi essere anche tu. Lo so, amore. Appena ho qualche giorno libero, poi mi prendo un giorno di licenza e ci andiamo. Hai sentito quelli del ristorante per il menù, la prova del menù, quando la dobbiamo fare? Hanno detto che se vogliamo, loro già sono pronti. E poi sono state a vedere anche le bomboniere, però te le volevo far vedere pure a te. E poi ci andiamo insieme. Io che cosa ti ho detto quando ci siamo messi insieme? Prima di sposarmi lui, io sto sposando la Maria. Non sarebbe mai stato facile. Perché lui sarebbe mancato qualche volta e comunque avrebbe passato molto tempo da sola. Dai, però ne vale la pena almeno. Beh, certo che ne vale la pena. Ehi amore, io ora devo andare a montare di guardia. Ok, ci sentiamo presto allora. Ci sentiamo presto. Ciao amore. Ciao. Ciao. Buongiorno all'equipaggio di Nave Libra. Oggi potrebbe essere un giorno come tanti. Ma c'è un piccolo particolare, è il compleanno del comandante, a cui raccomandiamo di non preoccuparsi, tanto gli anni passano, ma lei dimostra solo quelli migliori. Oggi la Chiesa festeggia San Coletta, la frase del giorno è: l'esperienza è il nome che tutti danno ai propri errori. Buona giornata a tutti! Un applauso al comandante, a lui! Auguri comandante. Grazie. Auguri comandante. Spontanei questi auguri, veramente spontanei. Grazie. Ma in marina c'è il...
Quel, pensavo questo. La cialda per metterla sulla torta per comprarmi il comandante. Stanno combinando qualcosa e quindi tra poco devo scendere. Stiamo preparando per la festa del comandante. È oggi pomeriggio che non posso andare in hangar. Adesso verso le 7:15 dovrebbero chiamarmi per scendere, vediamo che hanno combinato. Ciao mami, grazie, ciao ciao. Ah, quindi siamo pronti, scendo da qua, va bene? Ok, hanno coperto tutto! No, ci sono i palloncini! Che spettacolo! No, no, comodi, comodi! Riposo, riposo. Io adesso dovrei dire qualcosa, immagino. Tutto l'impianto audio. Cioè, non ci siamo riusciti per il capo di Stato Maggiore della Marina, ci siamo riusciti per me. Questo mi riempie in gioia. Di solito non rimango mai senza parole. Io sono una persona che aspetta il compleanno per 364 giorni l'anno. Tant'è che la mia famiglia quest'anno si preoccupava, perché ha detto, oddio, chissà se la festeggeranno, se le faranno gli auguri, se sarà felice, se sarà contenta. So che non è un momento facile per noi, perché stiamo facendo davvero tanto, e che abbiate trovato il tempo, la voglia di organizzare questa serata e di stare tutti qua insieme non può che rendermi più felice di quanto non sia normalmente per questo giorno. Vi ringrazio per il supporto che mi date ogni giorno e per aver reso questo giorno veramente speciale. Grazie a tutti. Tutti, riposo, grazie. Abbiamo 9 contatti all'orizzonte. A probabile contatto ci è stata passata la nave Espero. Comandante, chiedo conferma che il barcone è quello che attualmente è quasi sulla mia prora. Sicuramente saremo impegnati in qualche evento, ottimizziamo le risorse. Le condizioni non sono male, però c'è onda lunga. Forse qualche piccolo problema lo avremo. Stiamo sistemando praticamente il bagno per dare assistenza igienica agli ospiti, cercando di rispettare quanto più possibile la loro privacy. Sicuramente non sarà un bagno d'appartamento, però un po' di privacy è garantita. Don't worry, stay calm. This life jacket is for the children. For the children. Only for the children. Vai, vai, vai dall'alto. Molti bambini. Sì, secondo, abbiamo dichiarato l'evento SAR. Procediamo al recupero. SAR. SAR, the children, the children. Hai visto che parlo pure l'inglese, eh? Bravo. Abbiamo una donna incinta a bordo. Roger, secondo ricevuto. Oh! 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 Pulvi, il padre, la madre! Mother! Oh!
Michelina! Mamma, mamma! Comandante, comandante da secondo. Avanti da comandante. Comandante, stiamo prendendo quasi una buona parte dei bambini. Quindi massima assistenza al barcarizzo. Prendilo, prendilo quell'altro, Pulvi! Fai venire il padre, Pulvi! Vai, veloci! Veloci! Una persona in più sul barcarizzo! Li spogliate dopo! Sai che in quel momento ci sono in ballo delle vite umane, spesso bambini, donne, gente come te che è stata solo più sfortunata di te perché è nata in un altro posto. Una bottiglia d'acqua! Una bottiglia d'acqua! Subito la moto barca l'acqua! Forza! Approntare l'acqua per il prossimo viaggio alla moto barca. Quello che in quei momenti devi fare è prenderti le tue responsabilità. Magari in un giorno devi fare tutto quello che la Marina ti chiede in un'intera carriera. Perché poi magari per il resto della tua carriera non ti succederà più niente, no? Però quello è il momento, là ci sei tu, il tuo comandante, il tuo equipaggio. Sì, ma devono essere forse più di recente, ne abbiamo presi 46, guardate quanti ce ne sono. Sull'altro lato della bilancia c'è la vita di quei signori che sono in mare, che stanno cercando una vita più fortunata. E che si trovano là per caso a volte, perché pensavano che era facile farlo, ma in quel momento non lo è più. Ti inorgoglisce perché in quel momento rappresenti la tua nazione, anche la tua famiglia che fa dei sacrifici, che ti aspetta a casa. In quel momento tu vieni ripagato di tutto. Please, sit down! It's dangerous for the ship! It's dangerous! Gents, for your security, sit down! Sit down! Circa un'ora e 30, due ore per ultimare le operazioni di trasbordo. Comandi ammiraglio! Vai giù e digli che dobbiamo velocizzare. I salvagenti lo tolgono subito dopo, non mi interessa. Ci dobbiamo sbrigare! Don't worry! Siamo pieni di bambini! Quando gli è stato chiesto di fare di più, nonostante la stanchezza, nonostante la fatica, lo hanno fatto. E lo hanno fatto con l'entusiasmo. Questo credo che sia la soddisfazione più grande per un comandante. Ciao, bella signorina. Veloci! La distanza da casa, il fatto che per giorni, per notti, non vedi i tuoi cari, i tuoi figli, e devono essere in qualche modo giustificati, no? Anche penso verso noi stessi e verso le nostre famiglie. Ho sempre spiegato a mia figlia che lei è una bambina fortunata, che ha avuto la fortuna di nascere in Italia, di avere una famiglia agiata che sta bene. Però deve sapere pure che ci sono molte famiglie che questo lusso non ce l'hanno e io provo a renderle più felici e ad aiutarle. Hey, sua, guarda, alla ora io. Stanno a guardi? Ah, okay. Quando vedo queste persone, specialmente cioè i bambini, penso ai miei figli, mi sento ancora più responsabile nei loro confronti. Loro sono i primi ad avere diritto a un futuro come ci hanno tutti i bambini del mondo. I veri eroi sono loro, cioè io ho fatto soltanto il mio dovere da militare. Io l'ho percepito con mia figlia dice papà ho detto a scuola quello che fai, ho detto che hai salvato delle vite umane e tutti i compagni che gli dicono mezza che cosa eccezionale che ha fatto papà. Adesso io mi emoziono. Il fatto che mia figlia lo riconosca e lo dica anche agli altri per me è un grande motivo di orgoglio. Mi emoziono tanto, veramente.
How are you? A volte ti viene chiesto, te la senti? E il 99,9% periodico viene detto di sì. Capisci che bisogna rischiare. Mi raccomando, ragazzi, gli effetti loro bustati per bene e con Umerello poi li dobbiamo ridare. Ho compiuto da poco 24 anni e per un ragazzo della mia età essere colui che ha dato un futuro a quei migranti, a parte che recarti una grande soddisfazione personale, sai che quelle persone senza di te oggi non ci sarebbero. Grazie a te hanno un'altra possibilità e possono costruirsi una nuova vita. Quando magari gli amici dicono sono disperato, non so come fare, la disperazione in questi casi qua, quando vai a salvare questi migranti, capisci davvero cos'è la disperazione. Pensare che siamo nel 2014 e c'è gente che ancora si appronti per scappare da chissà quale terrore, da quale atrocità di vita, veramente mi sto male. Tu pensi, potremmo anche esserci noi al loro posto, cioè non è detto che sta succedendo a loro non possa mai succedere a noi. La glicemia molto alta, di sicuro aveva il diabete, infatti aveva già con sé dell'insulina, però non riusciva a somministrarla perché aveva l'ago ormai ostruito dalla sabbia, dalla salsedine. Noi siamo dei militari, indossiamo una divisa, quindi il nostro dovere è soccorrere la vita in mare. Quando vedi un barcone in mezzo al mare con tanti profughi, hai il dovere civile, morale ed etico di salvaguardare la loro vita, di prendere queste persone a bordo, curarle e portarle verso la libertà. Da medico ho anche il dovere etico e morale di non far soffrire le persone. Quando vedo i volti di questa gente che ha lasciato tutto nel suo paese per venire in Italia e mi chiedono una medicina, la somministrazione di quella medicina vale più di 1000 gratificazioni che un medico giovane può aspettarsi. Stanno vomitando tutti perché siccome hanno il mal di mare, allora cominciano a vomitare tutti quanti. Ora si fermano, gli si abbassa l'adrenalina. Controllate se vedete qualcosa di strano, subito! Forza, voglio la certezza che sia un barcone. Ok, datemi la conferma che è pieno di gente, che chiamiamo ruolo GFM. Veloci! Quando parlo, che io dico we are the life jacket, tu fagliela vedere una. Secondo! Veloci! This is Italian Navy Warship! Stand by, sit down! The jacket is open! Gents, be quiet! Don't worry! This is Italian Navy! You arrived! Don't worry! Hey. Quiet! Hey! Sit down! Comandante, c'è uno che usa una frusta come arma impropria verso gli altri. Ci stanno picchiando violentemente. Sì, c'è una frusta questo. Man, stop the machine! Stop the machine! Comandante, non vogliono stoppare le macchine, io non mi posso affiancare. Sono agitati e si stanno pure picchiando fra di loro. Non le hanno fermate, Libra, allontanatevi, allontanatevi. Se vi affiancano, vi assaltano. Lancia, iniziamo operazioni di recupero, così magari si tranquillizzano. Be quiet! Be quiet, silence, please! Silence! Sit down! Comandante, da secondo, non vogliono imbarcare. Non vogliono imbarcare, ci sono alcuni facinorosi con delle fruste e solo la famiglia sta imbarcando. All'OTC comunicate, sono reticenti ad imbarcare. No worrying, no, recovery all people. No, recovery all people, no worry. No worry, you arrive, this is Italy. The children is dangerous in this part. Inside the children, is dangerous for ends. No, inside.
Inside, come on! Inside, it's dangerous from there! Inside! Come on! Molla, molla motomarca! If you want to arrive in Italy, sit down. Prendiamoci qua che ci sono donne e bambini. Plancia, plancia da secondo. Imbarcherà uno con un turbante grigio e un cappuccio nero. Si vedono solo gli occhi. È da visionare. Porre in caso di stato di controllo, perché era lui uno di quelli che alzava le mani. Poi c'è un altro con camicia grigia, sulla quarantina, cinquantina, pelle chiara, era quello che guidava. Comunque attenzione a quello coperto che è pericoloso. Sta salendo, ha un qualcosa in mano di grigio. Plancia, plancia da secondo, questo che sta appena passando davanti a Di Mare era quello che guidava, sta salendo adesso, camicia grigia, pantaloni scuri. Abbiamo portato a termine due soccorsi e stiamo dirigendo per il terzo soccorso. Noi ne abbiamo trovate tre, ma ce ne sono, ci sono le altre navi che stanno lavorando altrettanto alacremente. Perché partono in continuazione. Dobbiamo sbrigarci. Non puoi permettere che succeda qualcosa, non ti puoi permettere di arrivare tardi. Quali sono i nuovi questi? È quasi un centinaio giù. Oh, signore. Questi sono tutti arrivati adesso? Non ci sono oggetti pericolosi, non c'è niente. E questa è la nave, lo so ragazzi. Vabbè, vado su che vorranno andare in bagno, quindi. La sabbia che si portano dietro dalle spiagge dove vengono lasciati ad aspettare o da cui si imbarca. Mi stanno nervosendo perché gli uomini vogliono entrare qua dentro. Sono i siriani che non vogliono i nigeriani. Sì, però i nigeriani vogliono entrare qua dentro perché sono stanchi di stare fuori. Però sono bambini e donne che sono qua. Aiutante, a che ora avete deciso di nutrirli? Stiamo approntando. Ok, buonasera a tutti. Eccolo! Che gli diamo? Riso al pomodoro. Ce l'abbiamo per tutti. A loro? No, il riso in quantità industriali. Sì. Is an animal, and once there was an animal. It had a son that mowed the lawn. The son was an okay guy. They had a pet dragonfly. The dragonfly ran away, but it came back with a story to say. Questo 5-9 kg. Aspetta, a proposito, e ce n'era uno che era proprio minuscolo, quello piccolo, piccolo, piccolo. Sto facendo una cultura di misure di pannellino che mi mancava. Alto latte? Lascia in infermeria nel lavandino. Finalmente siamo a poche ore dal porto civile di Pozzallo, stiamo concludendo questo trasferimento. Di sicuro non è stato facile gestirli per tante ore, quasi due giorni. La fatica si accumula, lo stress aumenta, siamo stati addestrati per altro, però ci siamo adattati velocemente perché noi marinai abbiamo uno spirito di adattamento molto molto elevato. Ci sono tantissime storie, magari c'è solo qualcuno che cerca un futuro diverso e qualcuno invece che scappa da una realtà terribile. I'm from Syria.
and I'm 20 years old. I just want to complete my study and bring my family to live the safety alive. If we didn't was lucky, we was die. If we didn't find you, we now die. But we thanks God. Io so solo che adesso sono qua e li abbiamo salvati. Purtroppo avranno molto da lottare ancora. Spero nel mio cuore magari che si ricordino di noi e abbiano un buon ricordo e una buona immagine dell'Italia e quindi la rispettino sapendo che gli abbiamo salvato la vita. Ho sentito il comandante Lia che mi ha detto sbrigatevi quanto prima perché giù c'è da lavorare. Alla prora, appena a distanza, a sparare. Ci stiamo approntando per andare al Pozzallo, per sbarcare i migranti che abbiamo a bordo. Tutto lo dobbiamo fare in pochissimo tempo perché dobbiamo scendere immediatamente di nuovo in area perché ci sono altri eventi. 5-6 via! Il rimorchiatore è pronto, a dritta! Non ci sono pause, non ce le possiamo prendere in questo momento. Che il mare sta calmando e giù è da ieri che continuano ininterrottamente i soccorsi. Veloce col cavo a prora! Il rimorchiatore che ci fermi la battuta! E una nave in più fa la differenza. Veloci! Dai, dai, dai! Forza! Rimorchiatore ferma! Rimorchiatore fermo! Forza! Non esiste, non ce la faccio, non esiste comandante, sono 24 ore che sono sveglio, non esiste. Ce la facciamo per i rifiuti e tutto? E si è incassato il cavo! Può correre, deve dare una mano! Siamo liberi? Pare indietro mezza! Stanno recuperando il cavo. Guarda al centro! Guarda al centro! Guarda al centro. Nostromo, rimorchiatore, ormeggiatori, grazie a tutti, alla prossima! La prossima comandante del rimorchiatore, salute! Salute ai piloti del porto, grazie! Saluti dagli ormeggiatori! Salute dal Nostromo, tanto capire cosa riportarlo! Oh, tesoro mio! Oh, amore mio, che sorpresa! Mi mancavi! Come stanno i bambini? Ma tu lo sai il regalino che hai messo di nascosto a papà dentro la valigia? Papà ha preso il regalino e l'ha regalato a un bambino che ha preso in mezzo al mare. E lei è contenta, amore? Ah, sì? Sì, bravo papà. In mezzo a tutti tipo mi ha chiamato. Ciao Leonardo, sei ricordato di quanto briochine gli ho dato. Ciao, amore, ciao, ciao, ciao. State attenti, ciao, 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 ciao. Ci siete state in piscina oggi? Una bella fila abbiamo qua, eh? Oh, mi raccomando, 10 minuti di ciascuno, sennò qua non ci sbrighiamo più, eh? Oh, piccolino del nonno, come stai? Cerca di fare il bravo, dai, ti diamo più tardi. A scuola come è andata? A scuola come va, amore mio? Mamma? Sì, sì, sì. Sì, sì, tutto a posto. Dove sono? In mare, nonno. E qua, sono sulla nave. E c'hai, amore, sei triste pure tu. E mi raccomando, non dire la posizione, il telefono classificato, sempre le stesse raccomandazioni. Va bene, ci siamo? Ci siamo. Chi c'è ancora qua? Ma da dove siete? Nella zona. Dove siete? Nella zona, dove dovevamo stare. Ah, ho capito, ma com'è il mare? Si dondola. E senti un po', ma il nonno cosa vuoi che ti porta? L'altra volta la macchinina, e questa volta? Vedi, mi raccomando, stai attento alla mamma, va bene? Pronto? Mare, come? Il mare, sì, di stremo. Non si sa quando ritorniamo. Quando tornate? Poi vediamo. Ciao, amore, come stai? Bene, tu? Tutto bene. Sei da Pozzallo? Sì, mi hai sentito, hai visto il telegiornale? Sì, hanno detto che ne avete portati un sacco di bambini.
Eh sì, se non ci sentiamo da un sacco di giorni. Com'è? Che si dice a casa? Tutto a posto? Tutto bene, tutto bene. Ho ordinato gli inviti. Che arrivano tra qualche giorno. Quindi appena torni. Poi resti qualche giorno? Amore, non lo so se rimango qualche giorno. Lo sai com'è giù la situazione? Sono stata al comune. E praticamente è tutto pronto. I documenti sono arrivati tutti, sia da Siracusa che da lì. E quindi devi solo firmare. Se no non possiamo fare niente. Ah, va bene. Sì, aspetta. Dimmi. Aspetta. Un attimo. Anche in chiesa dove devi venire. Se no non possiamo fare niente. Va bene, amore, non ti preoccupare. Va bene. Poi parlo col comandante, sicuramente un permesso me lo dà, va bene? Ciao, ciao, ciao. 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 Attenti alla cerimonia della Maina Bandiera. Look and see. Gente in coperta sugli attenti. Ognuno di noi fa più del suo. Siamo tutti una squadra. Bisogna sacrificarsi e sono io la prima che cerca di dare l'esempio. Scopritevi! Preghiera del marinaio. A te, o grande eterno in Dio, noi, uomini di mare e di guerra, ufficiali e marinai d'Italia. Io in 2 giorni e mezzo non mi sono seduta a mensa, non ho mangiato pochissimo al volo, ma questo non significa che lo devono fare tutti, significa solo che se il comandante dà l'esempio è giusto che lo dia e deve essere seguito in un certo senso. Benedici, oh Signore, le nostre case lontane. Benedici, nella cadente notte, il riposo del popolo. Benedici noi, che per esso vediamo in armi sul mare. A Maina Bandiera. Questo è l'equipaggio in nave Libra, soffre uno, soffriamo tutti. Sta bene uno, stanno bene tutti. Abbiamo qualche giorno ancora e lo affrontiamo come abbiamo sempre fatto. Da nave Libra. Oggi è un giorno particolare perché oggi è il compleanno di mia figlia Sofia. Signori, facciamo un applauso anche per la figlia del secondo che oggi fa il compleanno e la figlia di Capo Priola. Tanti auguri. Zanotto, quando facciamo queste manovre? Pensavo a quando 13 anni fa ero all'ospedale con mia moglie che era in attesa perché poi è nata verso le 2 di notte. Da sole si pensa, quando si pensa pare che il tempo si blocchi, si cristallizzi. Allora incomincio a pensare agli affetti che hai lasciato a casa. Se poco poco penso a mia figlia che sta da sola e mi ritrovo a essere qua da solo, senza di lei. Ti giri intorno e vedi solamente acqua, acqua. Capisci quanto sei poco in un'immensità. Però è il mio lavoro. Io lo amo, come mi ha sempre insegnato mio padre, e quello che fai lo devi fare bene. Il problema del regalo, ma cosa ci devo regalare? Ci hanno tutto. Io ho risolto, lei mi ha detto lei, non ti preoccupare. Ah, già lei sa quello che vuoi. Dice ti porto al centro commerciale e me lo scelgo. Chiaramente mi sento un pochettino un po' triste perché sto in mare, perché papà ci sono abituato, perché mi manca. E mia figlia per me è tutto, perché è parte di me. Mi piacerebbe trascorrere un giorno con lei, magari un bel pranzo, a Sferracavallo, a mangiare pesce, farci una bella passeggiata. So che appena torno è la prima cosa che faremo insieme. Mi piacerebbe tornare anche per un solo momento a casa. Ora non vado a casa, non vedo i miei da Natale, dove li ho visti soltanto per 4 giorni, quindi mi manca casa, però poi mi basta poco per sentire quasi non essermene mai andata. È anche vero che dopo qualche giorno sento la necessità di tornare qua. È difficile lasciare la nave perché la senti proprio una cosa tua, una responsabilità che hai. E poi è anche una gioia essere qua davanti a questa nave. Il mio desiderio in questo momento sarebbe quello di abbracciare i miei 3 figli e mia moglie. Il mio desiderio in questo momento è realizzare il mio sogno che è di continuare a lavorare in marina e di poter sposarmi con la mia fidanzata che da 4 anni che stiamo assieme. Spero che grazie alla Marina Militare riuscirò un po' a girare il mondo, fare qualche missione, qualche esperienza di vita. La cosa che desidero di più è incontrare la persona giusta e sposarmi. Il mio desiderio adesso sarebbe di essere su una bella spiaggia tropicale,
godermi un bel cocktail, un ombrellino e una sdraio e magari una bella compagnia. La mia ragazza, possibilmente, sennò poi se la prende a male. Di abbracciare il mio nipotino. Tornare a casa, comunque stare anche con la famiglia, un po' con gli amici, uscire. La vita che comunque si fa di solito, normalmente. Adesso il mio più desiderio più grande sarebbe abbracciare mia figlia, mio figlio e mia moglie. Il mio desiderio più grande è quello di realizzare il mio obiettivo e quindi rimanere in marina. Vorrei in questo istante essere a pranzo insieme a tutti i miei familiari, soprattutto mia moglie e miei figli. E distrarmi un po', magari una semplice passeggiata al mare o giocare con l'altalena con i miei figli. Desiderio? Devo ritornare una decina d'anni fa, indietro. Uno dei desideri più grandi che mi passa per la mente in questo momento è che questi nostri sacrifici non siano vani. Il desiderio in questo momento è il terzo elemento in famiglia. Siamo in due e manca il terzo. In questo momento vorrei poter trascorrere un po' più di tempo con la mia ragazza. Magari rivivere quei momenti quotidiani, quella quotidianità che certe volte quando sei in mare ti manca. Dalla semplice spesa al mercato, alla preparazione del pranzo. Magari quei piccoli litigi sul mettere qualcosa in più o in meno su una pietanza. Dobbiamo andare a scegliere le bomboniere, organizzare gli ultimi preparativi del matrimonio, che ormai siamo agli sgoccioli. Diciamo che sono tanti i desideri. Uno solo, se ne vuoi uno solo, onestamente adesso sarebbe quello che a un certo punto, come per magia, visto che stiamo desiderando, cessassero tutti quanti questi sbarchi di clandestini e di povere anime in mezzo al mare. Con chi desidererei stare adesso? Con mia moglie e con le mie bambine, ovviamente. Beh, oggi è domenica e abbiamo deciso di inventarci qualcosa per staccare un pochino da quello che è stata la stanchezza e lo stress dei giorni passati. La guardia prima! Cannone in salata ve la mettete voi, eh? Così facendo le persone, oltre a prendere un attimo fiato, non si sentono magari particolarmente lontane da casa e soprattutto sentono che esiste una domenica. Le posate ce l'hanno? Loro ce l'hanno. A posto, andiamo. Permesso? Buongiorno. Buongiorno, stellina di madre. Ne avete fame? Minchia, con questi ti riprendi anche se stai morendo. Adesso come state? Tutti sfebbrati, no? Meglio. Buon appetito. Grazie. Buona domenica. Dopo aver pensato ai malati, possiamo pranzare anche noi. Buona domenica. No, noi mangiamo per ultimi. No, i tante, per ultimi. Di donne e bambini. Sta venendo verso di noi. Vai. Personale permesso a mare, motobarca a posto. Ci sono due puntini a prora. Come sai che ce n'è più di uno? Ce n'è più di uno. Eccolo. Vai avanti, mezza, tutta la barra dritta. Assumere ruolo GFM. Ok, cominciamo, proviamo con le sirene, vediamo se attiriamo l'attenzione. Suoniamogli. Alzano le mani, quindi stanno facendo segno. Bari ferma, motobarca a mare. Bari ferma. Abbiamo fermato le macchine, motobarca a mare. Lui
lui stima 300 persone, avanti, di cui alcuni lo sanno gente, alcuni no. Molti bambini, la nave fatiscente, molto vecchia. Imbarcano acqua. Vai, subito, stanno imbarcando acqua lì. La disperazione si vede proprio in questo, quando si aprono le borse di questi migranti e si vede quello che sono riusciti a portare dal loro paese natio, roba presa in fretta e in furia. Molti di loro dicono che noi in Italia ci staremo per poco, vogliono emigrare al nord Europa. Le mete più ambite sono la Svezia, la Danimarca, la Gran Bretagna e l'Olanda. Chissà se ci arriveranno. Comandante, è stata ordinata a nave libera di dirigere verso Asso 25 per scorta e assistenza. Dov'è Asso 25? Rilevamento e distanza. Rilevamento e distanza ad Asso 25, 020, distanza 21 miglia. Timoniere a sinistra, fai via 020, pari 16. Vanno sull'Asso 25 a portare dei generi di conforto, diciamo, per i migranti. Quando ci sono più di un evento SAR per cui le forze non bastano, vengono chiamate un certo numero di navi che si trovano in transito nella zona. L'Asso 25 è stato uno di quelli che è stato chiamato per prestare soccorso a questi barconi con i migranti sopra. Se ne ha 1100 a bordo, gli diamo qualcosa almeno per vietare un pochettino questa traversata. Secondo da comandante è tutto chiaro, adesso vi recuperiamo, manteniamo la motobarca vicino ad Asso 25 e penseremo a inviare eventualmente membri del San Marco e creare una cornice di sicurezza. Circa 60 miglia da noi. Thank you.
lancia, plancia da secondo. Qui la situazione è sotto controllo adesso. La Mare Nostrum rimarrà nella storia, perché un esodo così grande non si è visto mai. Dove me lo portano? Lo porto giù? Per fare che cosa? Per fare mettere in catena. C'aveva un blocco vescicale. Speriamo che non lo teniamo tanto a bordo. Non lo dobbiamo tenere tanto. Con questo volevo parlare. No. L'11 ottobre, nel primo pomeriggio, eravamo in pattugliamento nello stretto di Sicilia e ad un certo punto è arrivata una comunicazione dalle superiori autorità di un natante con dei problemi e quasi contestualmente è arrivata l'allarme che l'imbarcazione poteva essersi rovesciata. Il comandante Pellegrino ha avuto la brillante idea di mandare in volo l'elicottero con numerosi salvagenti individuali. Questa azione ha permesso di salvare molte vite umane in mare. Arrivati lì ci siamo resi conto che c'erano 500 metri quadrati in cui la vita e la morte erano vicinissime. Mentre che scendevamo con la motobarca sentivo il pilota del nostro elicottero che ci supplicava di arrivare velocemente perché là stava morendo della gente. Le prime cose che ho visto sono state molte persone in acqua, vive e morti. Purtroppo molti di questi corpi erano bambini, sentivano le urla strazianti di chi cercava di tenere qualche corpo a galla e di chi, nonostante ciò, cercava di tenere vicino a sé corpi senza vita ormai. Ricordo anche di un signore che aveva un ragazzo, probabilmente suo figlio, morto, che teneva sotto braccio e diciamo di cui non voleva distaccarsene. Ho tratto in salvo un uomo che teneva abbracciato la moglie e due bambini. Lui mi ha prima passato i bambini, avevano la faccia rivolta verso l'acqua, avevano, quindi con la faccia in giù. Io ho preso questi bambini, li ho girati, ma erano ormai morti. Di quella giornata ricordo tutto, ma soprattutto ricordo i bambini. Bambini che dormivano nel mare, che mio sub andava a recuperare e me li portava sotto bordo. Io, per dare posto ai vivi sulla mia motobarca rispetto a chi non c'era più, li riabbandonavo in acqua. Li ho dovuti lasciare andare ed è stato come lasciare andare un pezzo di cuore. Penso che la mia mente abbia cancellato la maggior parte delle scene brutte che ho visto, forse anche per una forma di difesa. Dal giorno dopo cominci a pensare a quello che hai fatto e vengono su tutti, definiamoli, i mostri. A me personalmente è cambiata la vita. Sono cambiate le priorità. La visione di tutto quello che è successo ti accompagna la notte quando vai a dormire. È una cosa che è rimasta dentro la nave libera. Quando sono andato a casa e ho abbracciato mia figlia Barbara, ho capito quanto è fortunata mia figlia. Lo sappiamo. Non ce lo dobbiamo raccontare. C'eravamo tutti. Vai a sinistra!
guida, fermi, fermi! Una foto, fermi! Buongiorno all'equipaggio di nave Libra. Il Libra è uno scafo in ferro con tante persone dentro. Era il 23 giugno 2013, data della prima navigazione del comandante Katia Pellegrino a bordo di nave Libra. Il Libra è sentirsi veramente parte di qualcosa, qualcosa di importante. Carissimo comandante, abbiamo trascorso un anno intenso e frenetico, sotto tutti i punti di vista, passato momenti difficili, ma anche momenti felici. Il Libra è una serie di emozioni positive e negative insieme che si mescolano. È il suo ultimo giorno al comando di nave Libra. La porteremo sempre nel cuore, avendo scritto con il nostro aiuto un pezzo di storia di questa forza armata, essendo il primo comandante donna al comando di una nave militare. Quest'anno in mare, con il Libra e con l'equipaggio del Libra, c'era il comandante Pellegrino. Miglia percorse 18.000, ore di moto 2.900, da parte di tutto l'equipaggio di nave Libra, brava Zulu. Essere il comandante del Libra mi riempie di orgoglio. Chiudo il mio periodo di imbarco avendo avuto un comandante donna, e per me, oltre ad essere stata una cosa eccezionale, devo dire la verità, è stata una cosa fantastica. Questi uomini rimarranno sempre il mio equipaggio. Lei è il primo comandante donna, verrà ricordato, e pensare che in quel momento io facevo parte di quella nave dove è stata lei il primo comandante, sicuramente la cosa mi inorgoglisce. Lo sono stati per tanto tempo e lo rimarranno per moltissimo, per molto più tempo. Nave Libra rimarrà sempre nave Libra. Ognuno di noi l'ha vissuta in un certo modo e se la porterà dentro in un certo modo. Ho sempre sperato di finire il mio periodo di imbarco e finalmente essere destinato a terra. Ora che invece si sta avvicinando questo momento, soffro un po' di malinconia. Un'esperienza a livello umano veramente credo unica. Mai avrei pensato che quest'anno e queste persone mi sarebbero rimaste così dentro, come se tutto quanto fosse dentro di me. È una cosa che è difficile da spiegare. La Marina a bordo è una famiglia dove tu vivi con i tuoi uomini, con i tuoi sottufficiali, con i tuoi marinai, stabilisci dei rapporti importanti che poi durano per anni. Il mare gli mancherà abbastanza. Anche se mia moglie, se mi sente, non è molto felice, spero comunque di rientrare il più presto possibile sulle navi e di rimbarcare quanto prima. Speriamo che la prenderà bene, che non gli venga in mente di farsi rimbarcare di nuovo. Se tu entri in marina, entri per stare sulle navi. Basta con le parole. Viva nave Libra, viva il suo equipaggio. Io penso che quando si decide di fare questa vita, uno sposa anche un ideale di lavoro.
che è quello di sapere che devi fare tante rinunce, tanti sacrifici. La presenza del padre manca, soprattutto in questa età, ma manca molto. Però io so che comunque lo fa, è il suo lavoro. Le persone che ti vogliono bene e che ti amano veramente, quelle che veramente ti amano, lo capiscono e ti fanno stare bene, anche se tu stai lontano, perché ti aspettano e quando sai che è finita un'attività c'è qualcuno che ti aspetta a casa, e quello è meraviglioso. Come dico sempre a Sofia, se devi fare qualcosa, o la fai bene o non la fai. In bocca al lupo a tutto l'equipaggio Nave Libra, in bocca al lupo ai professionisti che siete, alle persone fantastiche che ho trovato, in bocca al lupo a tutti. Mi faccio attenti. Grazie. Il comandante Pellegrino diventerà il tenente di vascello Pellegrino, che lascia la nave, e ci sarà un altro comandante. Non mi posso tirare indietro, non posso più imbarcare su nave libera. Non è un arrivederci, è un addio.